Ok. Humans and Nexamon. Together we have thrived for many generations. Già vedo qualcuno che mi piace. Together we have risen against every odd and hardship. This world is built over millennia of friendship. Sì, però mi stai Loyalty spaccando tipo and le love. orecchie. And that is what fools like to believe. In times immemorial, Bello! the Nexamon had a merciless king. Omnicron was his accursed Sul name. serio? This monstrosity led his brethren into a grand crusade against all of mankind. And as such, the Nexamon scourge tried to eradicate us into oblivion. But we stood strong. And a group of brave heroes found a way to outsmart Omnicron by taming his own children and turning them against himself. We were able to slay the king of monsters and defy the wheel of fate. Victory was at our grasp. La cosa mi dice che non è durato Omnicron's tanto. legacy is now barren. Sterile Nothing Bird sono due but a cose differenti, sad ma vabbè. whisper in the wind. Finally free from his shackles, the Nexamon had become our companions for life. Our world, our people, and our future were set towards a bright tomorrow. E come dovrebbe essere veramente But that Pokémon? day never came. For the true age of extinction has just begun. Da quello che ho capito, questo gioco è un continuo, un sequel di qualcosa. Oh god. Sto... ovviamente... Gianduiotto, no? Yes. Quel cazzo! Ah, è una nave. Siamo leggermente... Ah, eccoti! Siamo leggermente morti! Ma che è sta cosa comica? Oddio, bellino questo, però... Vediamo. Con le cuffie, ovviamente. Sì. Con le cuffie, ovviamente. Sarebbe le cuffiette addosso. D'estate le cuffiette, d'inverno le cuffie. Andrà tutto bene. Dio sta musica. Oddio. Rock and roll. Wow. Io tradivo tutti. Per una volta sono il cattivo! Per una volta sono il cattivo, sì! Voi vedete tutti, eroi! There's no good without badness. Maledetto ragazzi, l'acchi! Vengo là, ti ho dato due pizze, sa. Ok. Vorrei abbassare il pelo... Ci avrei un attimo le orecchie stordite. No, cos'è? Che compleanno tuo? Vabbè. Sta spaccando le orecchie. Grazie, molto molto gentile. Posso mettere la lingua? A un page, scusami. Ah, c'è anche il salvataggio rapido. Ok. Muoio
movimento poi. Ah, c'è il movimento a tile. Sì. Sordino. Non ho idea di che sto facendo. Sto solo giocando in questo. Farò la prima mezz'ora, cose così. Poi farò tutto live. Oh, per cazzi miei, se vi interessa. Se non mi interessa. Cos'è questa cosa qui? Altri soldini. Posso scegliere il mio tipo? Il tuo primo Nexomon. Va bene. Sapete com'è? Non c'ho la pazienza di andare al negozio a comprare un gioco di Pokémon, quindi. Tre ragazzini. Oh, ma un po' di rispetto, moccioso ragazzino. Oh. Lo sei appena inventato. Già so che mi divertirò un sacco di fare qualche risata a sto gioco. Sparano, no? Mi chiamo Amelia e rappresento il giro dei domatori. Ogni anno seleziono dei giovani perché diventano istruttori e non si iscrivono a noi. Ma perché mi devo unire per forza a voi? Non ho capito, cioè, scusa. Scusa un attimo, no? Io devo diventare Exomon, domatore, che cazzo è? Per forza devo unire la gilda, non posso fare i cazzi mia. Vive in santa pace come le pare a me. Che tu ci riesca. Non mi fido di voi. No, mi dispiace. Dobbiamo avere il nostro Nexomon personale, giusto? Come per tradizione, sì, la foresta nord è il posto di arrivare l'ultimo primo. Fino a mezzanotte ti verrò a prendere la foresta una volta scaduta. Stai mandando un gruppo di ragazzini nella foresta fino a mezzanotte. Adoro questo gatto! Ma chi è? Non può succedere nulla in questa foresta antica. Ok, chiaramente non hai mai giocato un RPG. Andrà tutto bene. Oh beh. Persone normali? Vado per la mia strada, buona fortuna, ciao. Anch'io! The fuck? E tu chi cazzo sei? Dentro il nord, una camera segreta per la brigata, io sta per scadere. Ah, ok. Ho capito. Daggio spazio temporale. Ci mancava sta cosa. C'è qualcosa in cielo? Una normale e tranquilla avventura. Dovevi dirlo proprio, vero? Dovevi proprio dirlo. Ah. È un... Ok. Va bene, cioè come me. C'ha le mie reazioni sto gatto. Ok. È un drago, non riuscirei mai a scappare da quello. E chi dice che voglia scappare? Ma che bello che è. Ecco spazio-tempo, vattela a pesca. Ho bisogno che tu resista ancora per un posto. Sono stata chiara? Il mio Nexomon! Ok, ok.
In realtà è una cazzata quello che ha appena detto, perché tutti li possiamo trovare alla fine. Allora, se non sbaglio, so, normale o neutro, una cosa del genere. Erba, acqua, fuoco, spettro, vento, elettricità, roccia e psico. Questo mi fa venire gli incubi. Questo idem, Carletto è troppo figo, dinosauretto pure figo, e il gattino bello, l'uccellino non è malvagio, però prendo Carletto tanto tutta la vita. Gekko Koko. Molto curioso che praticare camminare sui. Ah, posso leggere? Allora lo leggo, però. I Digini Dinja. Non so proprio cosa sono dei bravi corridori. Preferiscono muoversi saltellando. I lume non sono fatti per. Fanno fatti per quelli che a cui piace abbracciare i Nexon. La loro testa è sempre una coda con più rubetti di fiamme. Ma va. Non Flareon. I Mara sono Nexon adorabili intelligenti che devono usare il primo fascio con vantaggio generale. Chiamano ad essere coccolati. Oh! I Noki sono anfibi volatili dallo spirito eroico. Ricordatevi che sono l'autostima e la lealtà. Ah, ecco perché nella cosa iniziale c'è sta il protagonista con uno di questi. I Behita sono un ex fantasma e si possono trovare nell'oscurità. Solitamente spaventano i loro avversari staccandosi la testa. Ok. I Mihai sono amichevoli, non lo sono. In realtà sono selvaggi, vivono le patite, sollevano le croquette, la proprietà di niente. No, mi sta sul cazzo il gatto. I Trebbi sono destinazioni di testate, la loro non fare a testate, è un Kratos praticamente, l'incubo corrente. Sento, ma è tosto macro, boh. Ma Carletto tutta la vita, però ti chiamerò. Solo che il sistema di combattimento è un po' una sottrada, non mi piace tanto, però. Probabilmente sono l'unico. Sono l'unico che ti può vedere. Oh, carino all'intermezzo quando entri nella battaglia. Carletto! Come funziona? Pugno. Ah, giusto, c'è la resistenza. Madonna. No, non lo chiamerò Carletto, lo chiamerò in un'altra maniera, ma mi deve venire in mente. Oh. Ci ho provato. Porca boia, sono morto. Cioè, alla fine di tutto. Ti ricordo che sono svenuto. Cioè. Ma mollaci lì, ma che ti frega? Porca puttana, ci ha ammazzato lui. Se non eravamo morti prima, mo siamo morti adesso. Ci ha buttato in un pozzo chissà quanto cazzo è profondo. E se io. Non è divertente. È un segreto. Sarà con te divertente, come. Io me lo immagino come il classico personaggio che è assetato di soldi. Come dei soldi denaro, tipo Morgana di Persona 5. Allora, posso mettergli il nickname? Com'è che chiamo il geco che ho davanti alla finestra io? Larry. Deciso Larry. Tempesta che consuma poca resistenza. Ah, c'hanno anche i valori di critico, ok. Infligge elevati danni elettrici a 10% di resistenza e perplessità. Non ho idea di che cazzo sia. Demotizzazione. Ultra raro. Non è vero perché io ho visto gente trovarlo praticamente istantaneamente. Se solo avessi un picco. Oh no. Non dirmi queste cose. È un fantasma. Ah,
Hai aspettato fino all'ultimo minuto. Di quanto tremate possa essere un ragazzino. Ah, questo è l'eroe. Lo sai che questa non è una reazione per il contratto fantastico? Questo è fatto da un videogiocatore! Questo si vede che è fatto da un videogiocatore! C'ha il senso dell'umorismo di un videogiocatore. Ah, questa è tutta la squadra. Sono tutti i tipi praticamente. Quanti so? Ah, ho capito già un po' di cose. Cioè, dovrebbe essere anche la ragazza con gli occhiali. Fammi lì. Non c'è. E Spencer. Chi è Spencer? Super pozione. Vabbè, direi che io concluderei qui anche perché ci avrei voglia di giocarlo, ma meglio di no, va. Se no, vi rovino le cose. Lo vedremo forse in live, non lo so, dipende da voi. Dipende proprio da voi. E stavolta conto i commenti, quindi non senza, se non è più dei tot, non lo porto. Come faccio a salvare? Così. Perfetto.